Ben ritrovati ragazzi, eccoci pronti a guardare, ero sul tab giusto, guardare questa crisi che sboccia davanti ai nostri occhi. Ovviamente vedremo se la Francia e la Russia sono no balls, ma secondo me entrano proprio senza troppi problemi. L'impero del Brasile è andato in bancarotta, è molto, tutto molto bello. Sarà meglio che ripaghino il loro sito. Noi però d'altro canto andiamo a prendere delle altre truppe di Tripoli e le portiamo a casa Alessi, perché il fronte francese non deve scendere minimamente mentre attacchiamo dall'altra parte. Spero che la Germania sia pronta, perché secondo me qua finisce in un bagno di sangue, proprio senza neanche passare dal via, cioè senza problemi finirà in un bagno di sangue. Infatti la Francia, soliti. Oh, attenzione! Attenzione! La Russia decide di girare dal nostro lato. Questo è perfetto perché se Dio vuole, qua aggiungiamo i war goal che ci interessano. Tipo, io vorrei. Cioè, fra il Madagascar italiano. C'è qualcosa di bello in Madagascar. C'è del ferro, c'è del cotone, c'è del tabacco. C'è un po' di tutto nel Madagascar italiano. Oppure cosa abbiamo qua di bello? Caffè! Vuoi del caffè? C'è del caffè. Cotone non è male. Yeah, Corsica, no, Corsica no, voglio Corsica. Ma no, scusatemi un attimo, però io sono un po' distrutto. CK3. CK3, i gioielli sono qua sotto dove c'è Cagliari, qua invece li hanno messi i sassari. Vabbè. Vediamo se porteranno avanti. Io spero veramente che l'Austria-Ungheria porti avanti le sue idee sulla faccenda. Lo spero proprio vivamente, in modo da darci qualcosa di bello da fare. Intanto però aumentiamo la reputazione con l'Egitto, perché dobbiamo ricordarci che l'Egitto è importante, che ci amiamo tantissimo, Egitto. Le nostre nuove colonie ci devono voler bene, volemo se bene. Cosa stavo usando qua? Oh, navalla più uno. Poi proprio bisognerà andare avanti con l'armata, perché qua vedo che continuano a schiacciarci tra le incudine e il martello. Vediamo, vediamo. Sembra proprio che né i francesi né gli austriaci abbiano intenzione di culare indietro, che a me va benissimo. Ora la nostra economia si piegherà un attimino, non troppo in ginocchio, diciamo che farà fatica a reggersi in piedi, ma abbiamo alzato quello che bisognava alzare al giusto per cento, per intenderci. E stavo pensando, no? Ma visto che. Perché guardare. Ok, è bello la Francia, no? Ma noi in Africa abbiamo già questo scatolone di sabbia enorme che è l'Egitto, che ha capre, grano, cotone, aiosa, quindi probabilmente lo possiamo prendere. Ma la Dalmazia, con tutto questo bellissimo pesce che non serve a niente, ma non è questione del pesce, è questione del prestigio. E poi materiali rari e ferro, magari. La Dalmazia, così. Se fosse, iniziamo a spartirci questo impero austro-ungarico, io dico, non lo so, vediamo. Vediamo se mi dà la possibilità di mettere i core. Vediamo se poi scoppia. Guardate quante cazzo di persone hanno qua sul coso. Mica la vogliono mollare loro la Dalmazia. Ma però, probabilmente. Ed è scoppiata. Sembra che nessuno voglia beccare. E quindi scoppia così la guerra. Ovviamente la Francia penso se la prenderà, ma io non l'ho chiamata la Francia, vediamola questa guerra. No, infatti siamo Italia, Germania e Russia contro Austria-Ungheria e Francia. Per me è easy peasy lemon squeezy quella cosa qua, non c'è neanche da chiederselo, però vediamo per i nostri amici. Intanto buttiamo fuori i battelli. Oh, hanno deciso di entrare qua i francesi, guardate che ideona. Che bella ideona di cacca. Perché loro pensano che questa battaglia qua finirà male per noi. Ma in verità non sarà così. O meglio, se continuano ad arrivare in questa maniera, sarà così. Quindi saltiamo dentro con tutte le truppe possibili e stacchiamo fino alla morte. Cazzo che i francesi passano. Buono, visto che gli austriaci ci abbandonano in quella maniera lì perché hanno da fare per gli affari loro, noi possiamo uscire con le nostre navi e andare a rompere il cazzo Dubrovnik. Allora, penso che i francesi le abbiano prese ed è ora di splittarci. Figli di puttana, ed è stato fatto, signori. Ho aggiunto la Dalmazia al nostro war goal. Quindi, visto che
Visto che siamo lì, diciamo che si va per quello una volta siamo a posto. Per il resto andiamo avanti così, difendiamo, vediamo un attimino cosa si può fare, eccetera, eccetera. Speriamo ovviamente che i nostri alleati facciano il lavoro per noi, come sempre, e noi cerchiamo di difendere da questo lato, che è quello dove stiamo subendo un po' di più. Il dannato lato francese ci sta sfondando come se fosse burro, perché puttana Eva hanno concentrato, cioè no, non direi che hanno concentrato l'esercito di sopra, però in verità se guardate 32, 36, 10, 17, 6, ok 95, poi hanno le loro belle 100 divisioni, hanno un sacco di eserciti i francesi, i dannati svizzeri che danno l'accesso alla Francia perché sono in sfera, ecco perché. E di qua invece noi dobbiamo fastare e fare quello che riusciamo a fare. A questo punto questa divisione qua la mando a dare una mano a Milano per rinforzare il nostro fronte francese che è al momento un po' un colabrodo mentre noi prendiamo la Dalmazia. Se i francesi non rinforzano questa ce la portiamo a casa, li stiamo sfondando, prendono meno 5.000 a giro, guardate che roba. Grande. Oh, bravissimi italiani, la battaglia di Milano è stata. Oh, Dio mio, quanti gliene abbiamo ammazzati, mica avevo guardato. Grandissimi. Come vedete stiamo portando a casa qualche risultatino, niente di esagerato, andiamo a ripigliarci Novara. Sono più veloci che i francesi nella loro cosa. Io quasi quasi andrei a prendere anche. Allora facciamo una roba intelligente. Splittiamo, c'è la riavanzata, ecco che gli italiani si riprendono quello che loro, ma attenzione anche alla battaglia navale da non. Io mi chiedo perché ogni tanto il gioco parta per gli affari suoi. Andiamo a aiutare i tedeschi là mentre. Ah! Ci correte dietro, ya? E anche la battaglia navale abbiamo qua. Con le nostre truppe, la nostra flotta che sta praticamente annientando. Tancredi! Grandissimo Tancredi! Affondagli tutto, Fidek! E noi qui le prendiamo per qualche motivo, perché siamo in difesa forse. Non ne ho la ben che minima idea. La battaglia navale l'abbiamo vinta. Adesso il problema è qua. Dobbiamo andare a dare una mano velocementissimo e volmente alle nostre truppe. E probabilmente loro entreranno lì sul fianco. Questi non so perché siano lì. Perché quando hanno i ribelli gli piace ritornare dove erano. Prendiamo qua, andiamo a dare una mano lì sopra. Arrivano i tedeschi anche a darci una mano. Siamo occupati su svariati fronti, signori. Ma qua la dovremmo sfangare. Fatemi vedere. Hanno clic sulle battaglie e ripartono. Sì, 3.009 dovremmo sfangarla qua. Aggiungo che nel casino generale della situazione c'è la maledizione dei faraoni. Pausa un secondo, vediamo la situazione. Allora, come vedete, la situazione italiana in Africa è un po' disperata, ma stiamo andando a soccorrere il problema, quindi non è quello. Tra l'altro, non so se avete notato, ma questo Swedish Congo Free State è stupendo per conto mio. Detto ciò, in Italia stiamo riconquistando ciò che è nostro. Adesso i francesi hanno fatto il giro e pensano di fare i fighi. Tra l'altro, sto mandando 22 truppe fresche fresche. Quindi mi toccherà togliere queste 22 e andare lì. Che palle. No, li lascio lì per ora. Andiamo avanti qua. La Dalmazia se la stanno ripigliando un pezzettino perché abbiamo dovuto togliere. Preferisco prima andare a eliminare questi 27 francesi, così poi, e anche questi, così poi siamo belli che a posto, senza troppi problemi. E niente, per il resto la Russia sta invadendo dal loro lato, sta facendo un po' lavoro di merda per conto mio, la Germania sta facendo un ottimo lavoro, anche perché deve tenere a bada il grosso della cosa francese, quindi questa è la situazione. Allora signori, la cacciata d'Africa dei francesi, anche se qua stiamo facendo veramente fatica, sopra quasi completa, sto guardando qui sotto che Dio santo, mi ero distratto un attimo, si sono riusciti a infilare dentro i vigliacchi. Buono. Ma adesso le stanno prendendo i dovuti pugni nel muso. Siamo riusciti a vincere. Dobbiamo continuare a conquistare qua e rimandare. Fatto blocchi di tira lì del Mediterraneo. Da lì non passa più niente. Mi sono rotto le palle. Niente, la battaglia più ostica del previsto. Austria e Ungheria non vogliono. Austria-Ungheria e Francia non vogliono cedere botta. Se andiamo a vedere il punteggio, siamo a meno 4% in favore loro. Che adesso tecnicamente. Dovrebbe piano piano andare a scendere perché è giusto così. Adesso prendo qua sotto pole e poi dopo salgo. Speravo che i russi facessero un lavoro molto migliore. Io non so quanto è in quel gioco quasi, non so se si può vedere la war participation, ma
Ma secondo me hanno fatto veramente un lavoro di merda i russi al momento. Sono i tedeschi che stanno tenendo botta lì. Ma qui dovrebbero esserci il triplo delle invasioni. Vabbè che probabilmente in poco tempo si vedrà tutte le conquiste varie. Noi qui adesso ci riprendiamo tutto quello che dobbiamo riprenderci e dovrebbe togliere appunto i francesi in più. Forza di spaccargli l'esercito qua e là, non so quanto gli sia rimasto. Vedo che i tedeschi hanno più o meno, a parte questi 41 qua, hanno superiorità. No, 79 francesi, 71 tedeschi. Qua lì c'è ancora un bel battibeccare, un bel battaglieggiare. Forse conviene passare all'offensiva sul lato francese a questo punto. E quindi entreremo di là e vediamo di fare quello che è giusto fare per la patria. Si arrendono, signori. La vittoria è nostra e ci siamo presi quello che dovevamo prenderci. Guardate, ovviamente ci siamo giocati con Rizzo, ma questo non ci vieta che poi a un certo punto per Trieste potremo fare la guerra per i cazzi nostri. Semplicemente adesso sono in sfera con i tedeschi, quindi al massimo vediamo. Non che me ne freghi molto a me di Trieste e Gorizia, in fine dei conti ci siamo presi il pezzo di Dalmazia che volevamo e la guerra. We will keep everything we gain. E buono, è stata una guerra sanguinaria da entrambi i lati. Ovviamente possiamo fare ancora degli Italian States che dovrebbe darci una mano per. Non so bene perché cazzo continui a farci fare. Guadagniamo Core, Carnaro. In Austria, Ungheria. Cedete Core. In Italia. Praticamente corizziamo. Ok, qui no, magari no. Però comunque, se questo vuol dire anche che abbiamo dei materiali, mi pare. Vediamo. Dovrebbero esserci. No, il ferro. Peccato, è rimasto là il coso. Però del ferro ce lo siamo portati a casa, che a me non fa neanche schifo. No, sotto il punto di vista tecnico. Di sta cosa qui non è una gran guerra, cioè nel senso non è che abbiamo guadagnato i milioni, abbiamo semplicemente portato a casa quello che c'era da portare a casa parlando di a livello proprio territoriale. Smacco all'Austro-Ungheria che perde due province praticamente così. E adesso è arrivato il momento di abbassare un po' l'esercito qua e dare un'occhiata di nuovo all'economia perché vedo che siamo in a meno 800, abbiamo alcuni problemi. Fabbriche chiuse, gente che non lavora, il solito dell'Italia, insomma. Però GG per la vittoria in queste crisi. E abbiamo mantenuto tutto. Avrei potuto prendermi le province qua, ma ho preferito la Dalmazia. E poi dopo ci prenderemo anche quel pezzettino qua, la cara Istria. Se ci sarà l'occasione, ovviamente. Ci sarebbe, ragazzi, ancora una questione da risolvere che non abbiamo risolto da prima. Il problema, allora, l'Argentina ancora una volta si era rivoltata contro di noi, ma sto vedendo ora che siamo palesemente in rosso qua. Cioè, abbiamo finito praticamente i dannati soldi a forza di fare le minchiate che stavo facendo. Quindi è arrivato il momento, signori, di fare l'ultima spedizione punitiva in Argentina e dare un bel taglio e taglio lì e basta metterla in sfera. Si arrangeranno con i loro affari, affari totalmente loro, non voglio più saperne niente. Mentre noi ci dobbiamo concentrare nel rimettere in piedi l'economia che sta per esplodere. Quindi direi che è quello l'obiettivo ultimo di questa cosa qua. Volevo fare la guerra all'Argentina, ma a parte le rivolte che stanno pure in Germania, cos'è? German Communist, Dio mio. Ma no, col cazzo che le farò, sono a 24,59 di infamia. Il che mi mette in una posizione veramente di merda. Non posso fare una ceppa di niente. Vediamo se abbiamo qualcosa che ci abbassa l'infamia, ma non credo. La Convenzione di Ginevra, sì, ecco. Giusto per essere sicuri, firmiamola. Giusto per essere sicuri di non avvicinarci neanche a quel cazzo di punto dove la gente può invaderci così a caso. E sarei stato parecchio sul cazzo il fatto che abbiamo preso la Dalmazia. Ad ogni modo, Montenegro vuole un'alleanza. No, grazie. Ad ogni modo, dobbiamo concentrarci ora a rimettere in piedi l'economia, a far smettere cosa sta succedendo qua, 13.000 disoccupati. Che è chiusa questa azienda tessile. Quanto mi costa riaprirla? 1.500. Mi costa parecchio riaprirla, ragazzi. Però il vostro lavoro. Orca puttana. Queste aziende del cazzo di tessili sono una dannazione. Vedete i proiettili come si vendono bene a confronto?
No, riapro piuttosto la winery. E qua voi vi attaccate perché il tessile è totalmente in fallimento, quindi fottetevi. E GG, dobbiamo recuperare soldi. Spero che la smettano alla svelta di comprare della National Stockpile, perché stiamo a meno 689 per colpa di quello. Non so cosa stanno stockpilando. Probabilmente tutta la roba che abbiamo, che ci siamo, stiamo rimettendo in piedi l'esercito, probabilmente, quindi vestiti, armi, eccetera, eccetera. Si può vedere qua cosa stiamo importando a bomba? Non so bene, ecco, vabbè, stockpile più 33, stiamo proiettili a manetta e cibo in scatola, proiettili. È quello, sì, sono le robe per i soldati. Ci stanno uccidendo l'economia, i cannoni ovviamente. Quindi appena l'esercito sarà di nuovo a posto dovremo rivedere una rinascita economica sufficiente. Facciamoci i cazzi nostri per un po' e penso che sia con questa cosa che chiudo, fantastico, un'altra tomba scoperta. È con questa notizia che chiudo la puntata. L'Italia vince, zoppicando, secondo me, ma abbiamo portato a casa di nuovo. Tutte le volte zoppichiamo, ma qualcosa a casa portiamo. E cerchiamo di rimettere in piedi l'economia. Per ora il mondo è un posto sicuro, ma penso che la prossima puntata sarà qualcosa di bello tranquillo, dove arriveremo nel 1900 facendoci i cazzi nostri o comunque a testa bassa per evitare che succeda qualche casino da qualche parte. Quindi vi saluto, ragazzi, e alla prossima puntata.